La domenica di debutto di questa edizione 2020 del Carnevale di Fano è stata una domenica che, oltre ai carri e le mascherate, ha visto scendere in campo un altro tema saliente di questi eventi di massa che stanno in bilico tra la tradizione e l'intrattenimento e quindi, ovviamente, la promozione del territorio. Infatti, al primo corso inaugurale hanno sfilato, assieme alle istituzioni cittadine, anche la rappresentativa della città di Gandia, che nella giornata di sabato ha controfirmato al Teatro della Fortuna l'accordo di gemellaggio tra le due città, assieme anche alle due manifestazioni principali, il Carnevale per Fano e la Sfaias per Gandia, che ha portato su Viale Gramsci i suoi meravigliosi costumi tipici della manifestazione spagnola. È la nostra seconda volta qua perché siamo stati 2 anni fa, ma benissimo. Qual è la cosa che unisce Gandia con Fano da questo punto di vista? Los monumentos. I più simili sono i monumenti. I nostri non si muovono come i vostri e anche i nostri si bruciano l'ultimo giorno delle feste. E questo gemellaggio corona anche questa prima sfilata. E con bei costumi è un modo per lanciare un ponte oltre i confini ma anche per attrarre. Stamattina però, nonostante le fatiche della giornata di ieri, una delegazione del Carnevale, presidente in testa, assieme ai rappresentanti del comune fanese, sindaco e assessori e compagnia cantante, alle 5.30 hanno imboccato il casello dell'autostrada in direzione Milano per presentare, proprio oltre a tutti i gioielli di famiglia di Fano, anche il Carnevale con la sua storia più antica d'Italia. Qua abbiamo anche Ollas, la responsabile del turismo, già con lei abbiamo cominciato a ragionare come coinvolgere i tour operator della città di Fano, i tour operator di Gandia per questi scambi anche turistici, per fare in modo che ci sia movimento commerciale. La lunga giornata domenicale del Carnevale è partita fin dalla mattina con una piazza 20 settembre animata dalla travolgente musicalità delle percussioni del Crazy Jambé e della pizzica salentina, ma anche con le installazioni artistiche del progetto Mutonia, incentrato appunto sul tema di questo Carnevale, il riciclo e il riuso. Ho portato i miei lavori che sono realizzati proprio tutti a partire dal rottame metallico e che simboleggiano la necessità di lottare contro il consumismo. Ma la star indiscussa della prima giornata è stato l'attore Federico Jelapi, che ha interpretato i panni del burattino Pinocchio nel film di Matteo Garrone e che ha sfilato sui carri salutando tutti per la gioia dei suoi piccoli fans. Ti piace il Carnevale di Fano? Molto bello, molto, molto bello e sono tutti caldi, cioè un bel ambiente, sì. Qui ti aspettavano perché ti hanno visto interpretare il Pinocchio, per loro sei diventato quasi un mito. Apprezzo che sono un mito per loro.